Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. La domanda che ci facciamo oggi è: quando scatta l'allarme o quando voi premete il vostro tasto antirapina, magari se siete in un negozio, quanto tempo passa prima che le forze dell'ordine arrivano sul posto? O se premete il tasto antirapina, quanto tempo passa prima che l'istituto di vigilanza arrivi sul posto? Vediamo in questo video quanto poco tempo passa prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Siamo all'interno del nostro negozio e sicuramente è sera, fuori non c'è luce. Questa è la nostra commessa che sta svolgendo il suo lavoro da impiegata. Ha sicuramente un pulsante antirapina sotto il bancone blu e adesso entra il nostro rapinatore. Vedete, nel sacchetto ha una pistola, la commessa ancora non sa che è un rapinatore. Come la vede, ecco qui, vedete, adesso ha premuto il tasto, si è accorto che c'è qualcosa che non va e ha premuto immediatamente il tasto antirapina. Ovviamente si comporta in una maniera strepitosa, no? Non fa opposizione, non fa, insomma, a seconda quelle che sono le richieste del rapinatore, la dipendente, e preleva i soldi dalla cassa per darli al rapinatore. Quello che ci interessa è dopo conteggiamo sono i secondi di intervento, perché in questo caso l'allarme è già intervenuto, la chiamata è stata effettuata e vediamo fra quanto arriveranno le forze dell'ordine, che in questo caso è la polizia. È interessante questo aspetto perché teniamo conto del tempo tecnico che ci mette il sistema a chiamare, no? Quanto ci mette? 4, 5, 6 secondi, 7, 10 secondi mediamente. E se c'è un ponte radio ci mette molto meno, se c'è un combinatore telefonico analogico ci mette di più. Comunque tirando via una media di 10 secondi, poi considerate anche l'operatore, no? Che riceve la chiamata, deve elaborarla e girarla a quella che è la pattuglia sul campo, no? Dopodiché chi è sul campo già si avvicina, però guardate qua. La polizia è già arrivata. Incredibile. Non è vero? È stato veramente un tempo da record. Allora, analizziamo i secondi. Da quando preme il pulsante a quando interviene la polizia. Ecco qui. Passano veramente pochi minuti, per non dire secondi. E questo ci fa riflettere su quelli che sono i nostri tempi di intervento. Dovremmo sempre informarci dalla vigilanza, per esempio, che pattuglie ha in zona, quante ne ha, a che distanza si trovano le pattuglie in zona e più o meno che tempo di intervento riescono a garantire. Questo ci permette di sviluppare un sistema di sicurezza adeguato a quello che è il tempo che va da quando uno preme il pulsante a da quando appunto interviene la polizia. Questo tempo va combattuto come si può con nebbiogeno o altri tipi di sistemi, no? Però è importante sapere analizzare quanto tempo passa. A voi vi è capitata una situazione del genere? Sì, no? Scrivetelo nei commenti, quanto tempo è passato nel vostro caso, se mai avete subito un furto, se mai avete subito una rapina, quanto tempo è passato dal momento in cui voi avete premuto il tasto o dal momento in cui è scattato l'allarme a quando è effettivamente intervenuto qualcuno? Scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale, guardate gli altri nostri video e al prossimo video.